stanno arrivando, immagino che con il solito problema dei posteggi dobbiamo avere un attimo di pazienza. Benvenuti a tutti, siamo già arrivati alla fine, alla conclusione di questo ciclo che è volato, devo dire, e siamo molto contenti anche del riscontro avuto su questa serie di incontri su uno dei paesi che più ci affascina, che più rimane comunque misterioso per noi. Infatti ci facciamo delle immagini mentali che vanno un po' da un'immagine all'altra. Per ognuno di noi il Giappone rappresenta qualcosa di diverso. E come sempre questo criterio che abbiamo adottato per gli incontri altre arti, lo manteniamo anche quest'anno, aveva aperto le danze il professor Campioni introducendoci un po' quello che è l'anima del Giappone. Degli specialisti si sono succeduti per approfondire alcuni temi e questa sera Tiziano Dabeni ed io siamo qui come negli altri cicli per cercare di tirare un po' le fila e osservare questa relazione fra il paese che abbiamo avvicinato e la cultura artistica occidentale da un punto di vista della storia dell'arte. In questo caso abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione proprio su un punto di vista opposto a quello solitamente adottato quando si affronta il tema dell'arte giapponese. Vale a dire, sappiamo tutti, è stato sottolineato a lungo più volte l'importanza avuta dell'apertura del Giappone verso gli altri paesi a metà dell'Ottocento con l'arrivo delle stampe giapponesi in Europa, quanto questo abbia inciso sulla rivoluzione proprio dei linguaggi artistici con una rappresentazione dello spazio completamente diversa da quella che noi conoscevamo, però forse conosciamo meno quale sia stato l'impatto dell'apertura del Giappone sull'arte giapponese e sulla sua evoluzione. E questa sera partiremo proprio da questo punto di osservazione per passare poi su molto rapidamente con dei balzi abbastanza notevoli per arrivare all'arte contemporanea giapponese e vedere quale relazione intrattiene con la nostra arte contemporanea. Sì. Buonasera anche da parte mia. Effettivamente parlare dopo quattro serate della qualità eccelsa che abbiamo avuto nell'ultimo mese è effettivamente complesso per la qualità degli ospiti appunto che abbiamo avuto, ma anche complesso proprio perché questo passaggio dal Giappone feudale alla modernizzazione di un paese così complesso come il Giappone è effettivamente complicato, tiene conto di numerose rivoluzioni che sono avvenute all'interno di una cultura potentemente radicata nella tradizione e che vanno effettivamente analizzate partendo proprio dallo snodo, diciamo dallo snodo principale che caratterizza l'avvio verso la modernizzazione giapponese. Prendiamo come data, diciamo, di partenza il 1868 con quello che viene chiamato il rinnovamento Meiji, a partire appunto dal nuovo imperatore giapponese che attraverso una politica di apertura verso l'Occidente dà un avvio potente non solo appunto in campo artistico, ma alla modernizzazione del paese stesso. Modernizzazione che passa attraverso alcuni punti essenziali, appunto l'abolizione del regime feudale, l'introduzione di prefetture istituzionali che contraddistinguono il territorio, l'abolizione del buddismo, lo shintoismo diventa religione di Stato, quindi una, come dire, una visione della religione più privata, più legata all'individuo, che avrà le sue ripercussioni poi anche su alcuni artisti moderni e contemporanei. Ma anche l'apertura alle tecnologie occidentali con la consulenza proprio vera e propria di
dei paesi occidentali, la Gran Bretagna per quanto riguarda la consulenza militare, la Francia per consulenze tecnologiche e l'Italia per la consulenza artistica. Appunto, l'Italia viene vista come il paese del Rinascimento, come il paese da cui possono provenire alcune innovazioni artistiche, ed effettivamente abbiamo perlomeno tre figure che in quegli anni, nella seconda parte dell'Ottocento, contraddistinguono appunto la scena giapponese. L'arrivo di un artista come Antonio Fontanesi, un incisore come Edoardo Chiossone, genovese, incisore prestato alla filatelia, quindi all'esecuzione di francobolli, di timbri di Stato, a uno scultore come il palermitano Vincenzo Ragusa. Queste tre figure non sono degli artisti, come dire, eccezionali, ma rappresentano un punto di partenza importante, perché contraddistinguono la formazione di un nuovo modo di vedere all'Occidente e quindi di trasportarlo all'interno di una cultura radicata nella tradizione come quella giapponese. Paradossalmente, comprensibilmente, con questa rivoluzione che avviene tra gli anni 70 e la fine dell'Ottocento, fu un occidentale, un americano, Ernst Fenellosa, un filosofo tra i più ardenti sostenitori dell'importanza di preservare le antiche tradizioni del glorioso passato. E lui stesso fonda una controaccademia verso la fine degli anni 80 dell'Ottocento, in cui vengono chiamate alcune delle personalità più in vista in quegli anni nel campo pittorico e nel campo soprattutto della pittura, proprio a testimoniare come queste radici non vadano perse. Una delle personalità di cui vedremo appunto due opere è Hashimoto Gao, con questo paesaggio del 1870 con la successiva immagine, che mostrano appunto come la tradizione vada preservata secondo Fenellosa, cioè richiamando l'antica tradizione della pittura paesaggistica, si deve portare in avanti una tradizione che ha contraddistinto il Giappone, che non deve assolutamente farsi permeare dalla cultura occidentale. Naturalmente la lotta è ormai impari e diciamo l'occidentalizzazione parte attraverso soprattutto la presenza appunto di Vincenzo Ragusa, un palermitano di formazione scultore, che porta prepotentemente la cultura occidentale appunto a Tokyo. Ragusa rimane solo due anni a Tokyo, ma riesce a far interessare, a smuovere gli uomini di cultura legati appunto all'Accademia ivi formata, e soprattutto appunto nel campo della scultura dà inizio attraverso l'arrivo di uno scultore come Takamura Kotaro a una vera e propria rivoluzione. Abbiamo sempre appunto, come diceva Marco prima, visto l'influsso del giapponismo sulla cultura occidentale. In questo caso vediamo come Takamura Kotaro, dopo la partenza di Ragusa, rivolga la sua attenzione soprattutto alla Francia. Uno scultore come Auguste Rodin diventa un modello degli scultori della fine dell'Ottocento, e molti di questi addirittura andranno in Francia per conoscere il maestro. Rodin è, come dire, portatore